Ci troviamo all'esterno del punto vaccinale di Pesaro, nella galleria del Rossini Center all'ex Ristò, dove oggi, lunedì 3 maggio, si è normalizzata una situazione che invece ieri era andata completamente fuori controllo. Domenica sono infatti anche intervenuti i carabinieri per ristabilire l'ordine in una mattinata convulsa in cui si è creato un overbooking di prenotazioni che ha chiamato nello stesso giorno 482 persone per il richiamo della seconda dose di Pfizer e altri 155 over 65 per la prima dose del vaccino AstraZeneca. Non è chiaro quale sia il motivo che ha portato a questa congestione di persone, dove fra attese, proteste e rifiuti di chi continua a dire no alla prima dose con AstraZeneca si sono di fatto surriscaldati gli animi. Nel corso della giornata è stata poi aggiunta una postazione medica in più che ha portato a normalizzare la situazione nel pomeriggio. Oggi, come potete vedere, tutt'altro scenario, nessuna persona in fila, meno somministrazione di vaccine, meno persone da vaccinare. Ieri purtroppo si è accumulato, abbiamo avuto due problemi, sul senso che c'è stato il primo vaccino e il richiamo. Quando c'è così c'è stato un sovraffollamento di persone che poi non arrivano rispetto agli orari, un po' anche questo, perché magari arrivano tutti a una certa ora, di conseguenza abbiamo avuto un grosso intasamento lungo la galleria, a un certo punto abbiamo dovuto anche bloccare gli ingressi. Oggi invece è tornata tranquillamente alla normalità, perché oggi è solo il primo vaccino e la gente senza fila entra dentro tranquillamente. Oggi siamo sotto, diciamo, la media, noi giriamo su 800 vaccini al giorno, oggi saremo 500 fra mattina e pomeriggio, perché l'AstraZeneca ci crea questo problema. Allora abbiamo abbassato un pochino il numero per non fare la fila che abbiamo fatto anche ieri, di conseguenza sta scorrendo abbastanza bene, perché purtroppo l'AstraZeneca ci fa perdere, tra virgolette, tempo, ovviamente no, perché le persone che vanno dal medico hanno bisogno di più tempo per chiarire le loro patologie, per fare in modo che, come dico, per cercare di fare magari un altro vaccino, allora dal medico perde un po' più tempo e questo ci fa un po' da tappo. Oggi abbiamo abbassato i numeri per fare in modo di non fare lunghe attese come è successo ieri e il primo di maggio. Intanto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha riferito come in questo mese di maggio non arriveranno i rifornimenti di dosi sperate. Saranno infatti 220.000 i vaccini che saranno recapitati nelle Marche fino al 20 maggio, cioè molti di meno di quelle che potenzialmente la regione è in grado di somministrare. Aprile nelle Marche si è conclusa con la somministrazione di quasi 14.000 vaccini in un giorno, ma ora si è costretti a scendere di 3-4.000 dosi. Saltamartini ha fatto sapere che si spera di tornare a 12.000 vaccini quotidiani verso la fine della prossima settimana. Le Marche intanto hanno vaccinato ad oggi più di 570.000 persone, con una percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate che la mantiene al secondo posto su scala nazionale, dietro alla Liguria.